Ed eccoci al secondo video su Praga. Siccome noi visitiamo questa città tutti gli anni, nel corso del tempo abbiamo sviluppato alcune piccole idiosincrasie. Ad esempio, evitiamo accuratamente di arrivare al castello percorrendo la via Nerudova, perché è molto ripida. Molto ripida. È caratteristica, c'è pure l'ambasciata italiana, tutto quello che volete. Però sì, c'è un filo di salita. E se proprio volete vederla, è caratteristica anche in discesa. Certo che il castello di Praga, visto da fuori, sembra proprio un enorme palazzone. Sì, da fuori non ha molto l'aspetto di un castello, ma è perché nei secoli ogni governante della città ha continuato ad aggiungere e adesso è tutto stratificato. Quindi all'esterno sembra quasi nuovo. È un po' il suo bello, però. Si può passare dal X secolo ai tempi moderni, con tutto quello che ci sta in mezzo, nel giro di pochi passi. Il castello è anche la residenza ufficiale del presidente della Repubblica Ceca. E infatti ci sono sempre un sacco di controlli all'ingresso e pure le guardie di picchetto. Il cambio delle guardie avviene ogni ora, ma la cerimonia, quella grande e scenica, si svolge a mezzogiorno sulla piazza del castello. E noi siamo venuti proprio all'ora giusta per poterla filmare. Io adoro le uniformi delle guardie. Dovete sapere che sono state disegnate da Theodor Pištěk, l'artista ceco che vinse l'Oscar come miglior costumista per il film Amadeus, che fu tra l'altro girato a Praga. Stavo pensando una cosa però, ci sono tantissime cose da vedere nel castello e non riusciremo mai a farle stare tutte nel video. Cosa ne dici se la cattedrale la mettiamo la settimana prossima? Mi sembra una buona idea, così possiamo concentrarci sulla chiesa di San Giorgio. Andiamo a visitarla perché all'interno c'è sepolta Santa Ludmilla, la nonna di San Venceslao. Certo che il Venceslao Porello aveva proprio una famiglia disfunzionale. Per forza. Sua madre Drahomira era pagana e sua nonna Ludmilla cristiana. E questo creava tensioni, tipo. Ludmilla, lo tieni tu il piccolo Vence che io sabato devo andare a ballare al festival pagano? Certo che te lo tengo, ma anche te, andare a ballare tutte le settimane. Oh, senti, c'è il festival. Vuoi che non vada? Potresti stare a casa con i tuoi figli ogni tanto, sai? Meretrice, E perché? Sono vedova e vado a divertirmi. Scusa, come mi hai chiamata? io non ho detto nulla. Fatto sta che a furia di litigare andò a finire che la Drahomira, stufa dell'atteggiamento passivo-aggressivo della suocera, le mandò un paio di sicari che la strangolarono con la sua sciarpa. O forse era il velo, non me lo ricordo bene. Comunque lei divenne santa. No, fammi capire. Quindi se la suocera per Natale riceve in regalo una sciarpa dalla nuora, dovrebbe essere un segno? Può essere. Lasciamo in pace la suocera e andiamo a vedere il palazzo reale. Va bene? Certo, così vediamo la finestra della defenestrazione. Per chi non lo sapesse, ci limiteremo a dire che a Praga, quando c'erano in ballo screzi religiosi e/o politici, era in uso il metodo del butta il tuo avversario dalla finestra. Ma un po' brutale, ma efficace. La defenestrazione del 1618, poi, fu particolarmente fortunata, perché i due che furono lanciati dal secondo piano sopravvissero pure alla caduta. D'altra parte, però, lanciarli fuori dalla finestra non fu una grande idea, perché quello fu l'atto che scatenò la guerra dei 30 anni. Il Palazzo Reale, comunque, è famoso anche per altre cose, come per esempio la Sala Venceslao. Di nuovo Venceslao anche qui? L'aveva costruita lui per caso? No, amore, ma tanto qui a Praga, nel dubbio, chiama qualcosa Venceslao e vai sul sicuro. Questa sala è davvero enorme. Per che cosa la usavano? Bah, la usavano un po' per tutto, dall'incoronazione di Carlo IV alle feste fino alle giostre con i cavalli.
Infatti, per entrare nella sala, ci sono delle rampe al posto delle scale, così i cavalli non facevano fatica. La folla si scaldava sempre quando c'erano le giostre. Pensa che qui fuori c'era una fontana con sopra la statua equestre di San Giorgio. Ma durante una giostra, qualcuno ci si arrampicò sopra per vedere meglio e fece crollare tutto. Il povero cavallo di San Giorgio ne uscì decapitato. Ma poi lo sistemarono. E adesso una copia di quella statua la puoi vedere su quella colonna lì, quella di fianco all'obelisco. Pure qui avevano la mania di rubare gli obelischi agli egiziani? Proprio no. Questo è un obelisco locale ed è qui per commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale. Ma è quel monumento che volle Masaryk, il primo presidente della neonata Repubblica Cecoslovacca? È proprio quello. Ma lui non voleva per forza un obelisco, gli bastava un robo a caso. Fu l'architetto Josep Lečnik a suggerire questo progetto. Evidentemente l'idea piacque, se poi l'hanno realizzata. Non fu facile però, perché gli si ruppero ben 3 obelischi prima di riuscire a ergerne uno e fecero anche una gran fatica a portarlo fin qui dalla cava. Il solo pensiero mi ha stancato. Andiamo a ritemprarci nel vicolo d'oro. Lì ci sono delle graziose casette colorate che sembrano un po' a misura di puffo e lo chiamano vicolo d'oro perché si pensava ci vivessero gli alchimisti, quelli che cercavano di trasformare il piombo in oro. È una balla! In realtà ci vivevano gli arcieri reali, ma a me quello non interessa. Io voglio andare a vedere l'esposizione di armature diversamente storiche e il negozio di paccottiglia Medieval Trash. Qui! Andiamo? Così magari mi regali qualche inutile tirapolvere o un battente per la porta a forma di drago, non so. Se è aperto, possiamo andare anche a tirare con la balestra, che è sempre divertente. Anche se i dardi sono così storti che centrare il bersaglio è un miracolo. Ci rendiamo conto che ci sarebbero ancora tantissime storie da raccontare sul castello, come quella di Dalibor e della sua torre. O come quella di Rodolfo II e del suo zoo. Ma purtroppo il tempo per oggi è terminato. Vi aspettiamo la settimana prossima per il video sulla cattedrale di San Vito. Se non volete perdervelo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, date un'occhiata ai nostri social e condividete, grazie! Ciao!